Partita la raccolta delle domande al Comune di Arezzo per accedere al bonus alimentare stanziato dal governo per dare sostegno alle famiglie in difficoltà in questo periodo di emergenza. È infatti online nel sito del Comune la modulistica necessaria per accedere al bonus spesa, che verrà erogato solamente a quei nuclei che hanno un patrimonio liquido inferiore a 12.000 euro. Ci sarà il capo famiglia che fa la richiesta, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, chiede di essere ammesso a questa erogazione di contributi alimentari essendo in difficoltà economiche. Dichiara la costituzione del proprio nucleo familiare, quindi tutti nome, cognome, luogo e data di nascita dei suoi familiari che fanno parte dello stesso nucleo familiare, il grado di parentela, il codice fiscale di ciascuno, il motivo della difficoltà che lo induce a chiedere questo contributo, e poi vedremo come distribuirli una volta che avremo il quadro totale di chi ha diritto a vederselo erogato. E poi gli chiediamo altre due cose. Gli chiediamo l'estratto conto, perlomeno la cifra risultante dalla somma dei conti correnti che il nucleo familiare ha avuto al 31 marzo, quindi ieri di quest'anno, che ci danno la consistenza patrimoniale, ci danno una misura economica di quanto quel nucleo familiare può essere in difficoltà se non aiutato. Vi dico anche che, prendendoci una discreta responsabilità, ma essendoci confrontati con altre realtà comunali, siamo convinti di aver fatto cosa giusta, ammettiamo a contributo, questa è la novità di questa sera, solamente le famiglie che hanno complessivamente una giacenza bancaria, che andremo a verificare, inferiore ai 12.000 euro cumulati. Infine, il cittadino ci deve produrre l'ISEE corrispondente al suo nucleo familiare. La somma di tutto questo ci darà la possibilità, combinandolo opportunamente, di creare una sorta di graduatoria. Il termine di presentazione delle richieste è stato fissato per il 10 aprile alle 20.00.